Buonasera. Buonasera, grazie di essere intervenuti e iniziamo la serata. Vi do subito alcune indicazioni e notizie tecniche e poi introduciamo la serata. All'uscita troverete un banco di libri dove è possibile acquistare i libri dei nostri due ospiti. Inoltre verrà distribuita una scheda per chi desidera lasciare il proprio indirizzo per i prossimi appuntamenti degli incontri esistenziali. Bene, immaginiamo di essere a Parigi, fine Settecento, una piazza di Parigi, e nella piazza un patibolo, una ghigliottina, e nella ghigliottina c'è un condannato a morte che sta per essere ucciso. Questo condannato si chiama Antoine Laurent ed è condannato perché era un nobile ed era un esattore delle tasse, ma oltre a queste cose era un grande scienziato, un ricercatore accanito della verità, dei funzionamenti più intimi della vita. Tanto è che proprio prima di salire nel patibolo disse al suo maggiordomo di registrare i secondi durante i quali lui avrebbe continuato a battere le sopracciglia dopo l'esecuzione. In effetti il domestico annotò che per 15 secondi aveva continuato a battere gli occhi. Un personaggio così accanito nella scoperta divenne poi noto perché fu il padre della chimica e sua la legge che è nota secondo la dizione che nulla si crea e nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Il suo cognome è Lavoisier. Ora, se è vero che nulla si crea, ma tutto si trasforma, e se è vero per le cose più quantitative, si può dire la stessa cosa per lo spirito, per le cose dell'anima? E la domanda che questa sera rivolgeremo ai nostri ospiti, il poeta Davide Rondoni e l'attore comico Giacomo Poretti, che ringraziamo per la loro partecipazione. Buona serata. Scusa, ma è possibile che quando c'è un lavoro di responsabilità devi farlo sempre tu? Cos'è? Io non sono capace. No, però mi puoi andare. Ma che proprio schifo sto qua. Vabbè, il caffè? Caffè? Caffè. Ma che c'è? Ma smetti la scena. Ringhio, non ti allontanare. Vai, vai, Ringhio. Vai, attraversa la strada, Ringhio, fermati! Non ti muovi! Attraversa, Ringhio! No, finisci o no? Ma che è arrivato? Beh, Ciccio, una vita per ritirare un pacco. Ma che non sono andato a ritirare le patatine fritte, questa qui roba che cosa? Non so. Bene. Dai, mettila bene. Mettilo più dritto. Mettilo fino in fondo. Sdraiato però, mettilo piatto. Piatto, metti che succede qualcosa. Mettilo piatto, che se... Allora parlo tu, signor Presidente! No! Se l'hai rotta ti uccido. Cosa facciamo? L'apriamo? Oh, sembra tutto a posto. Cos'è stato? Scusate, ma 170 milioni per sta merdina qua? Ma dai, è una follia! Che follia, che follia! Ma lo sai che questo qui è un Garpez? Uno dei più grandi scultori viventi, eh? Ma scultore che cosa? Ma guarda che il mio falegname con 30.000 lire la fa meglio, eh? Va, non ha neanche le unghie, dai! Cosa se ne fa il nostro socio di una scultura di 170 milioni? Certo, siccome uno fa il ferramento non gli può interessare l'arte moderna, eh? Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni, bravo! Figlio! Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e benvenuti a questo appuntamento degli incontri esistenziali sulla creatività. Il breve filmato che è divertente che abbiamo visto ci introduce un po' al tema di questa serata. Che cosa è arte? Che cosa non è arte? Che origine ha la creatività? Una parola molto usata, una parola forse un po' anche logorata dall'uso, che ha ridotto un po' la portata di significato di questa parola. Bologna in questa settimana risuona di questa parola, sui giornali si legge che questa è la settimana più creativa dell'anno, visto l'apertura di Arte Fiera. Ecco, noi vorremmo proprio entrare dentro questa parola e
ci interessa perché questa parola in qualche modo dice un bisogno, un desiderio che abbiamo tutti, il bisogno di lasciare un'impronta dentro quel che facciamo, o il bisogno che accada qualcosa di nuovo, una novità che in qualche modo tolga l'opacità di tanti momenti della nostra quotidianità. Quindi stasera ci interessa entrare dentro questa parola, non ci interessa fare un discorso intellettuale da filosofo. E allora abbiamo invitato qui con noi Davide Rondoni e Giacomo Poretti. Vi invitiamo e ringraziamo. Accomodatevi. Buonasera. Divano d'artista, delle sedie d'artista, le ha fatte l'artista Fiernalli. Anche le piante sono dono di un artista, non sono vere, sono del Augusto Fistalli. Allora cominciamo con Giacomo Poretti. Giacomo Poretti o Giacomino, è vero che il tuo nome... Scusi, professore, come mai questi due riservati non ci sono? No, è brutto, Davide, vedere due sedie vuote con scritto riservato, che il sindaco, sul questore... Gente riservata. Sono riservate con le venute. Non è venuta. Non vengono mai. Si è fatto la battuta. Hai capito? I primi scambi. Diciamo che ci siamo. Bravo. Dicevo, è vero che il tuo nome è all'anagrafe Giacomino? Può fare un'altra domanda? Giacomino, sì. Vuol sapere il perché? Sì. Perché quando sono nato io, i miei genitori mi hanno portato dal prete per farmi battezzare. Il prete ha chiesto, si fa così, no Davide? Ma correggimi se dico delle cagate teologiche. Poni tu. Siamo a posto. Accanto al riservato, cioè. Con il teologo vero. Scherzavo. Non dirò più parolacce per un quarto d'ora. Ci provo. Il parroco chiese, come lo volete chiamare, Giacomo. Il parroco mi ha guardato e ha detto, questo qui non supera l'1,60. Perché ho intuito, perché i parroci di una volta non facevano solo i parroci, ma un genetista, no? Lui sapeva che non sarei cresciuto, i percentili era una parola non a caso, c'è qualche pediatra qua in sala, no? Ti operai, vabbè. Comunque, e quindi ti ha chiamato Giacomino. Comunque, senti, tu sei comico, attore, regista, scrittore, editorialista, quindi la creatività è un po' il tessuto della tua professione. Che cos'è per te creatività? È una cosa solo per artisti? È una domandona, quasi impossibile. Entriamo subito dentro. Io non sapevo se accettare di venire questa sera. Mi hanno detto che c'eri anche tu, una persona con la testa sulle spalle. Allora vengo così magari capisco anche io stesso che cos'è questa. Ma noi facciamo le domande più semplici. Quel più difficile io. Certo. No, per la verità credo che faccia parte di uno dei tanti misteri della vita che cosa sia la creatività, perché adesso non dico come salta fuori, no? come saltano fuori le idee, proprio credo che nessuno sappia dirlo. Però la creatività è una cosa intanto che è molto di moda questa parola in questi ultimi tempi, no? E tutti fanno appello alla creatività, tutti vogliono fare questi lavori belli, designer, le cose, perché sembra che faccia figo, no? Che sono le persone che fanno un lavoro dove possono esprimere questa cosiddetta creatività, siano delle persone dignitose, gli altri un po' meno, no? E in realtà non credo che sia proprio così, perché credo che la creatività sia una cosa che intanto non è solo degli artisti, no? Poi se volete parliamo di che cosa ci capita, no? Cosa capita ai poeti, cosa capita ai comici, che credo non sappiano rispondere, no? Però voglio dire che mi sembra che si dia
alle professioni che hanno a che fare con la creatività, come se gli altri non gli altri lavori, le altre persone non fossero importanti, non fossero altrettanto dignitose. E poi credo che, giusto per introdurre l'argomento, poi dopo zittisco, dopo lo risolviamo, no? Che la creatività non sia solo una particolarità, un'attitudine che serva solo per i lavori artistici, ma che in realtà io penso che la creatività serve in un sacco di cose. Io sono convinto che serva un sacco di creatività nelle relazioni, nei rapporti, nelle assemblee condominiali. Se uno non ha creatività, non ne ti ammazzi, no? ti pesti. Quindi no? La creatività è anche ironia, dici? Ma non è solo un qualche cosa che ha a che fare con l'ironia, con la comicità, con la leggerezza. Questa mattina ero in macchina, vi faccio un esempio, ero in macchina, ho sentito una trasmissione radiofonica che raccontava di un certo Perlasca, sapete chi è, no? Diciamo così, per farla breve, è considerato uno dei giusti, uno che ha salvato migliaia di ebrei, no? E ho beccato solo quel pezzo della trasmissione dove lui, per salvare queste persone, ha dovuto raccontare delle balle clamorose, no? E a un certo punto lui era in Ungheria e lui si era spacciato per console della Spagna, non lo era, no? E ve la faccio breve perché è piena di dettagli molto gustosi, no? E scopre che il primo ministro a Budapest hanno deciso, siamo nella fine del 44, di eliminare 5.000 ebrei, no? E allora lui cosa fa? È tormentato da questa cosa, va dal primo ministro, perché ovviamente è accreditato, no? E cerca di convincerlo con le buone, si accorge che non è una persona convincibile, e allora lui dice: lì mi è venuto l'estro, ho usato proprio sta parola, no? Mi è venuto l'estro. E che cosa ha fatto? E allora gli ho detto che bene, se voi avete deciso di fare così, il nostro paese, la Spagna, che è un vostro caro amico e partner commerciale, se deciderà di fare così, prenderemo delle ritorsioni, no? Non ne prenderò assolutamente niente, no? E una cosa è andata avanti, il primo ministro si è convinto e quindi la cosa non è stata fatta. Quindi non so se ho deragliato troppo, però io credo che la creatività non appartiene solo ai coach, non appartiene solo agli chef, ai designer, ma è una qualità che va applicata e ci deve venire in soccorso in un sacco di circostanze, anche quelle più drammatiche. Infatti ti volevamo chiedere, non è finita ancora. Stavo scattando l'applauso. Hai applausi, se ci sono non li fermeremo. Prima di fare il comico, infatti tu facevi altri mestieri, no? Ad esempio il nostro database dice che facevi l'operaio, hai fatto l'infermiere per tanti anni, no? E appunto, se ci vuoi raccontare qualcosa di dove era la tua parte creativa, dove veniva fuori la tua creatività, come un po' hai anche detto fino adesso, anche in quel lavoro lì. La domanda da che non l'hai fatta, è subito dopo, è quasi finito. Quindi lui è venuto a bere l'acqua e la creatività è tanto per davvero, guardate che se leggete le storie di un sacco di persone che sono anche diventate famose o anche no, che hanno fatto dei lavori più strani, disparati, no? Lì ci vuole la creatività, no? Ci vuole la creatività, ci vuole l'osservazione, ci vuole, no? E non so, quando facevo l'infermiere, no? Mi viene da ridere perché è dentro una situazione drammatica, ma anche lì in qualche modo c'entra la creatività, no? C'è qualche medico, infermiere, sala, nessuno, tutti cazzo disoccupati. Cazzo mi avete portato? Tutti riservati. Gente che non è addesa alla società, proprio dei parassiti, no? Studenti di medicina, no? Nessuno. Lì ho chiesto una manina, cosa sei?
sapere quello che sto raccontando. Allora, io ho lavorato in ospedale dal 1974 al 1985. Così, un aneddoto forse anche divertente. Dovete sapere che all'epoca, quando qualcuno si rompeva il bacino, non il bacino, ma il bacino, no? E adesso cosa succede? Se ti rompi il bacino, ti dicono di stare a letto 2 o 3 giorni, al massimo ti mettono un filo in trazione, se proprio sei grave ti tengono lì una decina di giorni in trazione. Se a cavallo dal 1974 all'85 ti rompevi il bacino, eri rovinato, ti mettevano un gesso, partiva da qui e a seconda di dove te l'eri rotto, se a destra o a sinistra, ti ingessavano anche fino alla caviglia della gamba opposta, no? Per cui io il primo fratturato di bacino che ho visto in ospedale era ingessato da qui fino alla gamba destra. Domanda alla studentessa di medicina: come fa uno a effettuare le proprie deiezioni se ha un gesso da qui a lì? Ti fanno un buco, ti fanno un gesso, che è un bel gesso, e poi quando è secco, io ho assistito, ti prendono una mola piccolina, e ti tirano via il tappo davanti e il tappo di dietro. Tu puoi immaginare, da questo c'è il bacino rotto, tutte le volte, perché ovviamente devi poter espletare le tue funzioni. Allora, dov'è l'aspetto creativo? Che ho lavorato per un anno in traumatologia e ortopedia, e quando tu arrivi al mattino devi rifare il letto agli ammalati, li devi pulire. Quindi quando arrivavi dal fratturato di bacino, si arrivava, eravamo una squadra di 4 infermieri, 3 alti 1,80 m, belli trambocchi, i quali, poi particolare, secondo te un uomo di 80 anni che rompe il bacino, un uomo di 80 kg che si rompe, si frattura il bacino e viene ingessato, quanti kg pesa? Lo dico io, 120, 125 kg, no? E anche con il tirato via i buchi davanti di lì, quando lo alzi, perché non può scendere dal letto per dire scusi, scendo dal letto che ne rifacciamo tutto quanto, no? Allora tu arrivavi lì, i 3 energumeni alzavano, no? Questa roba da 125 kg, e quello smilzo magrolino, il sottoscritto, doveva in 35 secondi, praticamente come fare un pit stop alla Ferrari, no? Che cosa dovevi fare? Dovevi cambiare il lenzuolo sotto, se per caso aveva fatto la grossa dovevi pulirlo, no? Disinfettarlo, no? E praticamente frizionarlo perché non si devono provocare le piaghe del decubito, che voi sapete. No? Tutto questo in 35 secondi. No? Quindi la creatività dove era applicata nell'ottimizzare praticamente tutti i movimenti, perché dopo il 35esimo secondo erano calci nel culo dagli altri stranieri che non ne potevano più di tenere su questo qua. No? Io credo che lì, insomma, se abbiamo ragionato una settimana, siamo riusciti ad ottimizzare tutti i movimenti, no? Prima il lenzuolino, poi il pulire, poi pulire, poi fare una meraviglia. Credo che ci sono altri esempi di infermiere, ma quello mi sembra un bel esempio di applicazione della creatività in ambito infermieristico. Allora passiamo a Davide invece. Finalmente. Dopo che ci hai chiesto tante volte. E invece tu fai un lavoro molto diverso, no? E per te un lavoro molto diverso. Scrittore e poeta, per te cos'è la creatività? E poi abbiamo sentito all'inizio da Sabina, no? Che c'entra con quel bisogno di novità che abbiamo tutti. Dov'è? Che cosa c'entrano l'uno con l'altro? Come si parlano queste due cose? Ma intanto fare il poeta non è un mestiere, c'è una cosa un po' particolare, quindi essere molto creativo per campare con altri espedienti, per poi dedicarti molto tempo e molta energia a un'arte che nel caso della poesia è gratis, non è riconosciuta al mercato, che non vuol dire che non è desiderata, non è pagata,
marketing per i signori da Poletta, occupandosi del sale e delle sale di Cervia, si ritrovano le parti creative. Quindi la creatività è una cosa, come diceva prima, che già con, ripeto alcune cose che ha detto io, sono d'accordo. Cioè, quando io penso alla creatività, penso alla signora, mi ricordo in un ospizio di Forlì, la mia città, che mi diceva ci vuole l'ambizione anche per fare il sugo. Dove l'ambizione in cosa consisteva? Che il sugo venisse bene, ma che in questo fare ci fosse qualcosa di suo. E quindi adesso vado molto sinteticamente, mi scusatemi se la cosa possa andare un po' brusca, però l'uomo desidera la creatività e se se ne parla molto, come diceva prima Giacomo, adesso è una parola molto di moda, è perché evidentemente se ne ha fame, perché ce n'è poca. Pensiamo a un'epoca di grande omologazione, di grande standardizzazione dei comportamenti, dei linguaggi, delle procedure, no? Si fa la procedura su tutto, gli ospedali, le scuole, cioè. E quindi se ha fame di creatività la si invoca continuamente con una specie di cose che non c'è. Però se l'uomo ha a che fare con la creatività è perché nell'uomo c'è qualche cosa che tende a somigliare a Dio, che invece è il creatore. E la cosa un po' frustrante, tra virgolette, nobilmente frustrante, è che mentre Dio crea, dice Giacomino non c'era, non lo facciamo attraverso un serie di passaggi, ma non c'era e c'è. Il creativo non crea niente da nulla e quindi il creativo artista è un compositore. Io lo dico sempre, anche quando parlo di poesia di giorni, cioè tutte le arti, quindi il massimo della creatività dell'uomo si esprime componendo. Uno compone le parole, un altro compone l'ingrediente ragù, un altro compone le azioni, però è una composizione. Perché l'uomo non crea, vorrebbe creare, cioè noi abbiamo qualcosa che ci fa somigliare a Dio, tra virgolette, però noi non possiamo creare nulla. In realtà non creiamo nulla, componiamo le cose a volte in maniera originale, ha un'origine nuova o in maniera un po' strana. Lui ha usato una parola che è la parola tipica degli italiani, l'estro, la parola estro, che è difficilmente traducibile. Adesso con Franco, come forse con José, stiamo pensando su una cosa su Vivaldi, una grande mostra a Venezia, questi tutti i dati, e la musica barocca di Vivaldi, la parola estro è importante ed è difficile tradurre la parola estro in inglese. Non c'è un analogo, perché la parola estro è tipicamente italiana, è la nostra cosa per cui appunto la cavi sia a pulire il culo al malato sia a trovare il verso giusto o la battuta giusta, è una cosa di estro, ma l'estro è una composizione, non è mai un'invenzione da noi. Quindi io credo che la creatività abbia a che fare con questo desiderio di essere creatori, di essere come Dio, o meglio questa traccia di divinità che abbiamo tutti dentro. Io la persona più creativa che ho conosciuto è mio nonno, che era creativo per come parlava, un uomo romagnolo che usava il dialetto in un modo creativo, era ignorante, aveva fatto la seconda elementare, cioè era un prodotto di cultura, però componeva gli elementi della sua vita in modo particolare e credo che la creatività abbia a che fare con questo. Ma scusa, quindi questo comporre, prima Francesco Bernardi citava la Lavoisier, no? Dicendo che non la si crea, non la si distrugge, si può solo trasformare. Questo comporre è la nostra trasformazione, e che cosa aggiunge il nostro, tra virgolette, creare al creato? Qual è il plus? È che aggiunge, non è che è un'aggiunta in senso quantitativo, è una interpretazione, un modo di viverlo. Appunto, ci può essere un modo di vivere standard che si adegua a quello che c'è. C'è questo modo di vivere, insisto, come dice giustamente Giacomo, non è solo degli artisti, ma di chiunque, che invece compone le cose in un modo per cui quel modo di vivere è significativo, è particolare, tanto è vero che a volte diventa addirittura geniale, è imitato dagli altri, è significativo per tanti. Magari un barista che fa un caffè in un modo, mettendosi del suo, lo comunicherà ai suoi 100 clienti. Un artista che fa la Cappella Sistina comunica questo a molte più persone, però il fatto è lo stesso, è una composizione di elementi che può dar adito anche a qualcosa di geniale che parla a tutti, però a volte molto, io adesso se tempo dopo leggo una poesia che è dedicata al patrono degli artisti, non so se lo sapete, il patrono degli artisti è Cosmo, si chiama, quello che sta a Firenze, San Marco, cazzo, no, e qua che sono un po' cotto, scusate, non lo sa nessuno. Beato Angelico ignorante.
Beato Angelico, il patrono degli artisti, a me sembra colpito perché Beato Angelico è uno che fondamentalmente dipingeva per uno, perché dipingeva delle celle di monaci, cioè lui stava lì, dormiva, mangiava, pregava e moriva, cioè non c'era problema del pubblico, però è il patrono degli artisti, perché quello che faceva dentro la creatività, una composizione geniale, poi nel tempo che è stato riconosciuto, ma lui non ne fregava niente di quanto fosse riconosciuto la cosa, dipingeva per uno. Senti, faccio un'altra domanda. In questi giorni abbiamo assistito tutti ai fatti. È così, è la posta di Silvio. Fa i suoi preferiti. Sempre fuori. Adesso aspettiamo il voto. No, senti, in questi giorni abbiamo assistito tutti ai fatti tragici di Rigo Piano. E davanti a questi fatti siamo rimasti colpiti, feriti. Ci siamo sentiti bisognosi, arrabbiati. E forse avete visto anche voi la scenetta di la vignetta di Charlie Hebdo. Io la mia domanda è questa, e la faccio a tutte e due. Anche quella, la scenetta, perché, la vignetta, perché non l'ha vista, la vignetta di questa morte, no? Che fa la sciatrice con il falce in mano e che sciando dice Italia è venuta la neve con la casa che salta, eccetera. Purtroppo non ce n'è per tutti. Purtroppo non ce n'è per tutti. La mia domanda è, ma anche questa è creatività? E la domanda che faccio anche a te, Giacomo, è questo ridere? Io la penso un po' come Fiorello, no? Che sapete che ha detto, ma sei dei pezzi di merda, no? Sì. No, non è il caso di applaudire, no? E perché? Perché sulle nostre spalle abbiamo capito una cosa, no? Che lo dico convinto, no? Gli altri due miei soci la pensano come me, ma non sono in grado di esprimere questo concetto. Tu sei sempre stato l'intellettuale. Sì, no? Vabbè, lasciamo perdere, la presa per il culo quando dicono così. E che c'è sempre la possibilità di fare un'altra battuta. C'è sempre. E noi siamo stati censurati poche volte nella nostra vita, no? E la prima volta è capitato a Rai 3, no? E c'era, facevamo questa trasmissione che si chiamava Selito Lindo, no? Trasmissione nuova, così noi facevamo, eravamo agli inizi, facevamo i vecchietti, facevamo i personaggi, che tutte le cose, come si sta, invece appunto quello lì è morto, no? E raccontavamo come era morto, no? E un giorno la battuta era questa qua, no? Che si racconta, non sappiamo neanche se è vero, non sappiamo nemmeno se era vera quella notizia, che Sandra Milo all'età di 60 anni, no? Sarebbe diventata mamma grazie a un'inseminazione introvetta. Sto parlando del 1992, per cui anche la terminologia, no? Introvetta, siccome è cambiato, no? E allora noi dovevamo, oltre a far morire qualcuno come vecchietto, dovevamo fare questa battuta e dire, come sempre, saputo che Sandra Milo ha avuto un bambino, ma va, e sai cosa ha detto il suo bambino quando è saltato fuori dalla provetta? No, ciao nonna! Una battuta del cazzo! L'hanno fatto qui. Una battuta banale, no? Siamo stati censurati, no? E ci dissero, se voi dite questa battuta non potete andare in onda perché siete offensivi e discriminatori verso le donne. Ma come, ragazzi? Cioè, è brutta la battuta, non che, cioè, che non si può. Vabbè, adesso comunque al di là della polemica politica sulla cosa, no? Noi, voglio dire, ce la siamo presi, siamo incazzati, però voglio dire questo, che c'è sempre una possibilità di modificare la tua battuta, perché evidentemente nel bene o nel male l'ironia colpisce qualcuno e qualcuno addirittura ne può rimanere offeso, per cui lo dico, magari sbaglio, ma cristianamente devi tenere conto di questa cosa. Io posso anche pensare la battuta più folgorante, più sagace, più creativa della mia vita, perché dico, no? Però posso ferire qualcuno. E quindi cosa conta? Cioè,
sono questioni facili, no? Però nel caso che tu, a cui tu ti riferisci, credo che ci sia un'eccessiva cattiveria, no? che non c'è, è sagace dal punto di vista della creatività, è sagace, no? È la morte che arriva, cioè è arrivata la neve, quindi dal punto di vista della morte, no? La morte si diverte, la morte cosa fa? La morte uccide, no? E quindi dal suo punto di vista, e la morte dice dov'è la sagace, la battuta, e non ce n'è per tutti di neve, cioè vorrebbe uccidere più. Quindi dal punto di vista, non so come si può dire, squisitamente letterario, no? Sta in piedi, no? Ma noi ci dobbiamo chiedere, ma che cosa ha valore? Quella cosa lì squisitamente letteraria o la conseguenza, no? Perché poi la gente è strana come percepisce. Faccio un altro esempio: noi per anni siamo stati testimonial di una compagnia telefonica, lo sapete, noi abbiamo fatto un sacco di spot per la Wind, no? Verso la fine della collaborazione i nostri spot, quella campagna era ambientata in una lavanderia. A un certo punto Giovanni, che è sempre quello più bastardo del trio, no? Che fa sempre morire gli animali, le cose, no? Lui per davvero è bastardo così, non è che recita, è un pessimo attore, lui è se stesso, no? E allora c'era questa lavatrice gigante e c'era questo che si lavava, a un certo punto c'aveva lì sto canino, no? A un certo punto prende il canino e lo butta dentro nella lavatrice. E sapete che c'è una commissione di controllo degli spot della RAI, ce l'ha bloccato con la motivazione perché è discriminante negli animali, induce la violenza nei minori e le persone più sensibili ad agire nello stesso modo. Punto. Va bene? Se è così. Se il paese è così retrivo da non comprendere questa cosa, se hai ragione così, no? Va bene. Nessuno ha fatto la stessa segnalazione perché un attore, nello spot successivo, io, finivo nello stesso oblò della lavatrice. Ma ve ne dico un'altra, l'ultima, poi finisco qua. No, ma non lo dico per polemizzare, è per comprendere quanto sia difficile andare d'accordo, no? E qua che ci vuole la creatività. E abbiamo fatto il film La banda di Babbo Natale, c'era questa suocera odiosa che era Mara Maionchi, no? Se qualcuno ha visto quel filmettino, a un certo punto è talmente odiosa che la punturiamo, no? E la buttiamo in un cassonetto, no? In quel film lì, no? Giovanni prende a calci un gatto, perché Giovanni è bastardo. Ovviamente, come lo spiego, perché magari c'è qualche pirla che pensa che abbiamo preso un gatto per davvero e abbiamo dato un calcio, no? Di solito quando si fanno queste cose qua, nel cinema c'è il montaggio, prima c'è il gatto vero, poi si stacca da qualche parte, si prende il pupazzo e gli si dà un calcio, no? Gli animalisti, quando è uscito il film, sono andati sotto la sede di Medusa in due cinema romani mettendo i manifesti, i razzisti, gli animali, hanno chiesto di togliere il film, ma nessuno si è lamentato che la suocera Mara allora capisci? Questo lo dico perché è un mestiere difficile questo qua, non sei sempre lì, no? Cioè qualcuno sano, imbecille che sia, si offende sempre, no? E quindi no? Però io penso che per davvero c'è sempre una possibilità di fare un'altra battuta, no? Se quella non va bene, ecco, usa la tua creatività per farla, per fare in un altro modo, no? E poi scusami, poi sono scusa per finire, perché poi invece la ferocia nella comicità è un aspetto importante, non, cioè, non si può ridurre la comicità, io secondo me, e qui la premessa è che per me è una delle persone che, allora, c'è mio figlio, mia moglie, l'Inter, no? Sto dicendo una bugia, voi lo sapete. Ma Papa Ratzinger è al quarto posto, indipendentemente da come vanno gli altri tre. Papa Ratzinger è al quarto posto. Cioè, su Papa Ratzinger hanno fatto una delle battute più belle.
Schelle, quando lui è stato eletto, il manifesto titolò Il pastore tedesco. Geniale, geniale. Geniale, no? Quindi c'è ferocia, c'è perfezione, c'è tanto nella comicità, c'è tanta intelligenza, c'è creatività, ma dipende, sono dei cattolici che si sono incazzati, che, insomma, complicato, un argomento complicato. Davide. Ma intanto, una premessa sul caso che tu citavi prima, i francesi, eccetto l'ispettore Clouseau, non hanno mai fatto ridere in tutta la loro storia, quindi qualche motivo c'è e questa è una dimostrazione di questo. Quella è una battuta brutta, ma è brutta non tanto per motivi morali, e qui voglio introdurre una questione su cui anche adesso Giacomo sta arrivando, cioè io non credo che si possa giudicare la creatività in quanto tale per problemi morali, anzi io sto con Baudelaire, poi diciamo di più, che diceva che lui non vorrebbe mai aver avuto come amico uno scrittore o un poeta che vince un premio per motivi morali, perché la creazione, che sia un'opera d'arte, una battuta, o è bella o è brutta, che faccia bene o male, come commentava anche adesso Giacomo, molto spesso dipende dalla morale dominante, per cui si cascano per il gatto e non la sua. E quindi è molto pericoloso in qualsiasi modo, sempre, valutare un'opera creativa in termini morali, perché non è il suo campo. Oggi invece si fa spessissimo, tante volte che se voi vedete molti degli scrittori più noti sono noti per motivi morali, perché sono contro la camorra, perché sono contro le mafie, sono, che stimano bene o male non conta molto. Non c'era anche un fatto umano. No, come diceva Baudelaire giustamente, la mia opera è questa. Se tu, siccome io parlo di una cosa orrenda, fai una cosa orrenda, siccome io ti stimo, siccome io penso che tu sia libero, che tu non sia solamente un coglione, sono fatti tuoi, non sono fatti miei. E questo è una cosa, perché non è che se uno legge Gianni di Cirpanenco, per stare a Milano, grande giallista, poi va a girare a ammazzare la gente. Però quello paga i vicini. Non è che se leggi Edgar Allan Poe, poi, no, se leggi Dostoevsky, dopo vai ad ammazzare le vecchie con l'ascia. Ora questo lo dico perché su questa questione c'è una grande ambiguità, che se si sposa con quello che dicevamo prima, che appunto questa enfasi della parola creatività, che molto spesso è travisata, perché la si lega all'aspetto appunto dell'estro un po' frufru di certe cose, no? Mentre invece la creatività è una caratteristica antropologica, chiunque è creativo perché è nato, poi uno lo fa in un modo, in un altro, cioè sono tanti modi per essere creativi, e non userei mai un criterio morale per giudicare un'opera d'arte, tanto è vero che, come spesso accade, questo viene usato in maniera strumentale. Oltre, per essere chiari, sapete chi è stato il primo grande sponsor di Munch, del grido di Munch? Una platea preparata per fare queste e altre domande. Grande opera del Novecento, si chiama Goebbels. Che il nome qualcosa suggerisce, ok? Cioè, vuol dire, ed è una grande opera d'arte, punto. Poi che Goebbels lo usasse perché gli serviva il neopaganesimo espressionista, poi dopo quelli insulti dopo invece l'hanno censurato, questo è un problema che non riguarda l'opera d'arte. E su questo bisogna essere molto chiari, perché altrimenti, come dice giustamente, uno ci si infila in un tunnel per cui alla fine dice, vabbè, allora oggi vanno di moda i gatti e allora saliamo i gatti, e non vanno di moda le suore, ma è un problema di moda, non è più un problema, o meglio, un problema di potere. E invece la creatività vera è, se è tale, è libera dal potere. Dal potere che ti impone uno slogan o una omologazione di pensiero, certi valori dominanti o certe altre cose. In questo senso la comicità, la commedia, non a caso in Italia siamo abbastanza fortunati in questo senso, lo dico, perché abbiamo una grande tradizione di commedia, a differenza dei francesi, perché l'italiano è sempre stato irriverente col potere dominante. Sì, fa l'inchino, bacia l'anello e intanto ti manda a culo. L'italiano fa così, come natura tendenzialmente, perché l'Italia è tendenzialmente anarchico. E l'anarchico è, come dire, una creatività che non sta sotto nessuno, no? Per cui vedete, per esempio, non so, quando dominavano certi potenti, sono delle capacità creative enormi che molto spesso irridevano quel potere lì, no? E vari potenti non si accorgevano nemmeno, no? E questo è una grande, per cui dico, Charlie Hebdo è una brutta battuta, punto. I francesi non fanno quasi mai ridere, punto.
Fumé. Vedi Fumé, quando fa la Pantera Rosa, come si chiama? L'ex ispettore Clouseau, ma tu? Non sa un cazzo. Allora, torniamo. No, tu non coprire l'ignoranza della platea. Adesso non andiamo avanti, fino a quando non viene fuori il nome dell'attore. Creazione francese. Il personaggio non mettiamo i zettini sui si provano poi alla fine. Cioè, sono i soliti ignoranti, poi sanno una roba. Sì, sì. Sei calmo. Sei calmo. Comunque, no, scusami, è talmente complicato il mestiere del comico, della satira, no? Che giusto per dare sfoggio un po' di che io le cose le so, Davide, no? Poi con te, insomma. No. Il buon Guareschi, sapete chi è Guareschi? Si è beccato 9 mesi di prigione per una battuta che, se ve la dico, è peggio della nostra sulla Sandra Milo. Cioè, veramente, quella della Sandra Milo fa cagare, ma negli primi anni 50, se non mi ricordo bene la data, lui scriveva, era direttore della rivista Il Candido, e lui, perché realizzava anche le vignette, ha fatto una vignetta sul presidente Einaudi, che è il presidente della Repubblica, ma per la cronaca, lui era di Dogliani, le parti lì, aveva anche dei vigneti, no? E faceva il vino, no? E ha avuto la malaugurata idea, non so se lui o gli uffici marketing, non so se allora esistevano queste pessime parole, uffici marketing, no? Che gli hanno fatto l'etichetta del vino aggiungendo del senatore, dolcetto del senatore Luigi Einaudi, no? E allora Guareschi, perché secondo lui era ingiusto che lui si usasse quell'appellativo, perché secondo lui era una pubblicità sostanzialmente, ha fatto questa vignetta dove c'era lui in fondo, sapete quei disegni di prospettiva che si fanno degli alberi, lui ha messo delle bottiglie con scritto l'etichetta col suo nome e l'ha intitolata Corazzieri. Quindi, come dice Davide, dipende dalla cultura dominante, dal potere, da come certe cose funzionano. È chiaro che adesso, senza entrare in polemica, è chiaro che lì non può, evidentemente in quel momento storico il potere, diciamo, democristiano o del presidente della Repubblica non poteva essere intaccata, così come evidentemente l'intelligenza di sinistra in quella battutaccia sulla Sandra Milo voleva dire che non si possono prendere in giro le donne, i diritti delle donne, che anche a 60 anni possono mettere al mondo un figlio. Cioè, parte che a noi tre ci è venuto in mente, adesso c'è una signora di 64 anni, una direttrice di un museo importante inglese, che ha preso l'aspettativa perché è diventata mamma, ci è venuta voglia di fare delle battute, tutti siamo guardati in giro, ragazzi, mettere in galera, lasciamo stare. Cioè, quindi bisogna un po' stare attenti, non so. Allora Giacomo, prima avevi tirato fuori velocemente un programma che era Sigito Lindo, che stava un po' alle vostre, nella tua origine, nell'origine del trio, che vogliamo un po' riscoprire, diciamo, ma non solo parlando, anche guardando. Contributo libero. Un applauso a Giacomo Guareschi. Giacomo, la domanda che nasce sempre davanti a un fatto artistico è: ma come è nato questo fatto? Allora io, ma questo Tafassi, ma da dove ti è venuto in mente con questo cappuccio, questa calzamaglia, questo Sara Partinti, questa bottiglia? Potrei cavarmela con tre parole, sono un genio, però non è così, non posso cavarmela così. No, qua ribadisco, come vengono le idee non si può dire, io credo che non si possa dire. Dici prima come ti è venuta questa idea? No, però siccome se anch'io sono curioso così, no, quando io sono un appassionato di letteratura, ma anche di pittura così, no, non ti nascondo che
quando rileggo certe cose che amo molto, come cazzo fai? Insomma, sto rileggendo Flaubert, no? In questo periodo qua, no? Sia l'educazione sentimentale che la morte. Ma come fai? Come, no? Quell'impianto, come si fa, no? Com'è? E questo credo che capita a tutti, no? Ma è la stessa cosa oggi, non so, per gli appassionati di tennis, oggi è accaduta una cosa straordinaria. No, questa la sanno, solo che non parla, ma la sanno. Non ditemi che stamattina lavoravate perché in ufficio stamattina si è consumato tanti di quei gigabyte con Sky Go a vedere Federer e Wawrinka che lasciamo perdere. Anche lì, cioè, che uno dice ammirato, ma come fai? Come ti vengono certi movimenti, certe cose? E io, intanto non lo so, ci ho pensato tante volte, poi dopo spiego il contesto pratico di come nascono quelle cose lì, però per davvero è misterioso, siamo dentro qualche cosa di misterioso, non dico che siamo dei burattini, no? Però tu non puoi comandare un pensiero, tu non puoi ordinare vita, fazzi, vieni, la fazzi viene, viene per, come ha detto lui, per una serie di composizioni, no? Di collegamenti. Viene per una serie di collegamenti, per davvero, come detto, non esiste la tabula rasa, l'essere umano non crea dalla tabula rasa, crea da, lo possiamo spiegare psicologicamente, psichiatricamente, dal punto di vista dello strutturalismo, della casualità, no? Però tu succedono delle cose, le metti insieme, le colleghi, è quello il massimo della tua perizia, ma secondo me non si può vantare, no? delle cose che accadono. Casomai in certe cose devi desiderare di stare dentro a quell'argomento lì, cioè devi amare il tennis, per essere Roger Federer devi amarlo, quel movimento lì devi amarlo, oppure per essere Aldo Giovanni Giacomo devi avere voglia, devi divertire, no? Ed è una cosa che ad ognuno di noi non scatta singolarmente, quando sei insieme, come tra le persone innamorate, non lo sai perché ti piace quella donna lì, quell'uomo lì, scattano delle cose insieme, fai con lei, fai con loro delle cose che con altri fai, sono scattate delle cose misteriose. Devi stare a occhi aperti davanti. Come? Devi stare a occhi aperti davanti. Sì, però io veramente non mi attribuisco nessun merito, nel senso che sei dentro, sei trascinato, no? Senti, è un po' come vai un mattino a passeggiare, no? E senti che ti piace, quel mattino lì ti piace, c'è un'aria bella, ti senti bene, vai, cammini, ti piace, ti deve piacere camminare, no? E nel nostro caso, siccome ci ha sempre molto divertito stare sul palco, far ridere, anche qua usiamo delle parole un po' così, balbettando, no? La fantasia, no? Ci piace mettere insieme delle cose. Un giorno volevamo mettere in scena uno sketch dove i protagonisti erano dei supereroi, perché noi da ragazzi abbiamo letto tutti i fumetti. E allora Aldo diceva, va bene, allora, perché si comincia sempre così, va bene, allora io faccio Superman, no? Lo faccio Superman, che però è un po' sfigato, perché se vuole settare per aria c'è l'enfisema polmonare, quindi non ci riesce, allora poi deve saltare giù dal terzo piano, saltare una persona, però mi diceva sciatica, no? Quindi ovviamente un supereroe è sfigato, no? E come ti vengono queste cose? Non lo so, no? E Giovanni, bene, allora io farò Flash, no? E si procura questa tutina tutta rossa aderente, costruisce due a luce, se le mette alle orecchie, perché Flash era il supereroe della velocità, che si mette un flash da macchina fotografica qua sul petto, Flash, fa 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 fa, sono stato su Marte, fa 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 fa, sono stato a trovare tua sorella, fa 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 fa, fa così, no? E allora io che avevo solo questo costumino nero,
qualche libro, perché? Ma che ne so, cioè, sembrava che facesse ridere, una roba tutto nero, col parapalle dei pugili fuori anziché dentro, no? E allora mi dice, vabbè, tu Giacomo, cosa puoi fare? Puoi fare l'uomo merda, la cosa, no? E lui dice, per orgoglio, no, cazzo, devo inventarmi qualcos'altro, no? Allora c'era un personaggino che un po' parlava, ma non faceva ridere, che era Tafazzi, il terrore degli spazi, no? Sì, però appena parlava, no? E allora eravamo lì, allo Zelig, e c'era sta bottiglia vuota, e te la racconto così, mi viene l'illuminazione di prendere la bottiglia e cominciare a martellarsi sui coglioni, no? E lì, beh, divertentissimo, lì ovviamente poi tutto quello che ne è seguito, la sinistra non ha capito un cazzo, come al solito, ha interpretato, cioè no, non è vero, no? Poi da fuori si interpreta, vedi quello che vuoi vedere tu, no? Vedi, no? Però per la cronaca posso dire che è stato molto divertente e no, questo episodio lo racconto, no? Perché ed è rimasto lì, sempre a Rai 3, dove ci hanno censurato prima, proponiamo Tafazzi e i bulgari, e ci dissero, qui non faccio i nomi perché è antipatico, quelle robe lì fatele all'oratorio, no? E ti senti una merda, dice, c'è Tafazzi, fa ridere, no? Fa l'oratorio, i bulgari, no, per l'oratorio, per cui ci sentivamo praticamente rovinati, no? Poi grazie a Dio siamo andati a Maidiragolle, e un giorno che c'era Teo Teocoli che faceva questa parodia del wrestling, non so se ve lo ricordate, no? Allora io dico un po' vergognato, ma io avrei un personaggino, perché così non vi dico niente, entro in scena se vi piace, insomma, no? Per cui entra Tafazzi che si martella, da lì ovviamente tutti che ridevano eccetera eccetera, ed è finita lì, no? Poi per dire cosa c'è dietro, io e Giovanni siamo sempre andati insieme a Mai Dire Gol, no? Lo portavo io in macchina perché lui c'è un bacino, no? Non mi dava neanche i soldi della benzina, ma questo non è importante, no? L'arte non si paga, come ha detto Davide, e lo portavo tutto. E tornando a casa con la puntata lì di Mai Dire Gol, lui disse, Giacomo, non prenderla, però è venuto male Tafazzi stasera, ce la siamo giocati quel personaggio lì, e io dico sì, probabilmente sì, no? E il giorno dopo dovevamo prendere l'aereo per andare a Palermo, ritorno, e mi fa, cosa ti ha detto la tua fidanzata? E Giovanni fa, ma anche mia moglie l'ha rivista, non funziona, ci siamo giocati un bel personaggio, perché noi ci contavamo molto, no? Quindi tutti e due tristi, ma sulla mia macchina che guidavo, arriva una telefonata di Gino Michele, no? Cioè, ragazzo, ieri bellissimo, senti, ti devo passare Veltroni, e Veltroni all'epoca era il direttore dell'unità, no? Chiama Veltroni, bellissimo, straordinario, vorrei scrivere una cosa in prima pagina, ma lei comprenderà che un direttore non può scrivere in prima pagina su un saffimbanco, no? E fa scrivere a Sandro Veronesi una recensione, no? E da lì poi è partito tutto, no? Ma lo racconto solo intimamente per dire come le cose abbiano tante sfaccettature, quanto sia complicato e quanto uno non ha la percezione esatta di come le cose possono andare, come possono funzionare. Io sapevo che era geniale, però insomma. Abbiamo visto prima che le invenzioni hanno. Si diverte molto. Beh, fa ridere, ma ha avuto anche grosse conseguenze in realtà, perché possiamo avere il contributo. Sì. E ha avuto addirittura conseguenze nel mondo scientifico. Questo è vero, questo è vero, tutto vero. Potete, poi può controllare, perché la tafazzina è una proteina umana il cui gene TAZ è sito sul cromosoma tal di tali, sul braccio lungo del cromosoma X, eccetera. È stata isolata nel 96
dalla genetista Silvia Bione e i collaboratori. Allora, si chiama Tazzazzina, lei si chiama Silvia Bione, poteva chiamarla Bionina, invece no. La storia è questa, che trovarla, per trovarla, ci sono voluti anni e anni di lavoro veramente assiduo e pesante, quasi equivalente a prendersi a martellate i cosiddetti, e allora l'ha chiamata Tazzazzina. È questo che si chiama così, quindi Tafazzi addirittura ha contributo al mondo scientifico. Lo sapevi Giacomo? Sì, lo sapevo, allora. Perché poi c'è stato tutto un seguito anche molto umanamente molto toccante, cioè questa vicenda, perché nel 96 queste ricercatrici vennero a Mai Dire Gol per dire questa cosa. Ovviamente ero contento. Però questa tafazzina, questa proteina, è responsabile purtroppo di una malattia gravissima, perché alcuni bambini, per fortuna molto pochi in tutto il pianeta, che ne sono privi, soffrono di una malattia cardiaca veramente molto molto invalidante, nei casi più gravi non arrivano neanche ai 15 anni di età. E che cosa succede? Che cosa è successo? Che insomma hanno scoperto è responsabile di questo gene, di questa proteina. Ovviamente sulle malattie genetiche si può fare poco, anche perché voi lo sapete, servono molti denari, molti soldi, no? Ed è brutto dirlo, ma è così: quanto più le persone numericamente sono ammalate, c'è più denaro investito nella ricerca, quanto meno sono gli ammalati, anche se gravi, ma i soldi sono pochi. Beh, dopo quasi 20 anni da questo fatto, no? La professoressa si è rifatta viva, una professoressa dell'Università di Bari si è rifatta viva, perché è andata avanti, ha studiato, no? E ha scoperto che negli Stati Uniti c'è questa grossa comunità di bimbi ammalati di questa sindrome, no? E mi hanno, perché poi loro, questa ricercatrice italiana, è andata negli Stati Uniti a Miami e parlava con questi genitori, con questi bimbi, e ha raccontato loro ai bimbi chi è questo Tafazzi, questa Tafazzia, perché se lo domandavano. Allora lei ha spiegato, e questi bambini mi hanno mandato dei disegni, no, di Tafazzi, no? Quindi è stata una cosa molto curiosa, molto, molto, molto toccante. No? Senti, abbiamo mandato qui la foto del nonno di cui parlavi prima. Ci racconti un po' chi è? Sembra Bartali. Questo è mio nonno, come dice un uomo, vedete. Uno perché era prigioniero numero uno in un campo inglese in Sudafrica, lui era vissuto in Africa per molto tempo, non sappiamo bene cosa abbia fatto, sappiamo che ha lavorato, e poi sono arrivati gli inglesi durante la guerra, la seconda guerra mondiale, c'era mia mamma piccola, aveva pochi anni, era nata una sorella, ma mia zia lì in Africa, sono arrivati gli inglesi, lo portano via, lo portano in Sudafrica, e questo è il nonno, appunto, dicevo prima, che per me è stato molto importante dal punto di vista della creatività, perché racconto spesso, quando devo spiegare che cos'è la poesia, un episodio per cui lui e mia nonna erano in ascensore, 85 anni lui, 83 mia nonna, è giunto mio nonno, gli dà una carezza dietro la testa di mia nonna e dice in dialetto romagnolo: e mi ha letto, il mio bel letto. Ho detto: guarda, quest'uomo che è così attento alla presenza, almeno in questo caso, di questa donna, che ovviamente non era una novità, perché la creatività non nasce quando ti arriva per forza la folgore della cosa nuova, ma è quando una cosa solita ti parla, e devi inventare un soprannome per lei, perché la poesia è soprannominare il mondo, no? La poesia è inventare parole per mettere a fuoco la realtà che hai davanti, e questo uomo ha questo modo di parlare, in quel caso lì, in altri casi. E lui, nell'epifania del 47, dopo 10 anni di cui non si sapeva nulla e non c'erano i telefonini allora, ritorna in Italia solo con un paio di calzoncini, una canottiera, un cappello, si rifà a piedi da Napoli a Forlì e arriva, ma mia nonna non era ancora tornata dall'Africa, non lo sapevo. E io, quando penso che queste persone qui hanno vissuto così, e non 2000 anni fa, ma appunto 70 anni fa, mi dà l'idea di che creatività questo uomo ha dovuto mettere in campo per poi tirare su 3 figli. Tra l'altro gli è morta una figlia, la mia zia, 20 anni, quindi una persona che ha anche sofferto. Ecco, la creatività, insomma, si vede anche da queste cose, il fatto che è il creare vita, la creatività.
vogliamo, anche nel racconto che c'era prima Giacomo, mi colpisce che è chiaro che non sai dove vengono le idee. Se sei abituato a stare attento, a essere creativo, è più facile mai ricomporre delle cose, no? Lui prima diceva, il supereroe sfigato è uno schema che funziona, tra virgolette, la comicità, no? Il contrario, il contrasto, la comicità è non solo, no? Anche la cucina, anche l'arredamento, il contrasto funziona, la presa creativa, però devi far bene. Quindi sei abituato a ragionare in un certo modo, certe idee, certe comporzioni le fai più facilmente, no? E, però questo riguarda a volte l'aspetto, i poeti la chiamano ispirazione, cioè prendi il respiro, il fiato ti viene da qualcos'altro. È per questo che l'artista sa, anche se non lo dice, che un uomo non si fa da solo, che l'autodeterminazione è una cazzata, perché il respiro, il fiato che ti fa via, lo prendi da fuori, non te lo dai da solo. E questo può avvenire in maniera lampante e fulminante e dare la vita a un personaggio, a un verso, a una cosa. L'esperienza conta, ovviamente. Però può essere in maniera fulminante, non lo sai. Cioè, io credo che a tanti scrittori si chiedete come ti è venuto quel personaggio, che non lo sai, o quel verso. Ma basta vedere, adesso per parlare di un poeta noto, di Leopardi, se guardate i manoscritti di Leopardi, perché lui ha avuto una poesia bellissima, che era la sua donna, lui l'aveva iniziata così, diva beltà, poi corregge e mette cara beltà, cambia tutto. E diva è la prova, la sua cara è cara, perché è una cosa difficile sapere, però succede. Però questo anche nella vita di gente normale, come mio nonno, la forza creativa l'ha fatto campare 10 anni in Africa, chissà come, tornare a casa, a piedi da Napoli, cioè, lo dico perché io sono molto legato a quello che dicevo all'inizio, forse l'unica cosa sensata che ho detto, cioè, l'uomo è creativo per natura, perché credenti o non credenti è immagine di qualcosa che ha dentro la volontà di creare una novità, no? di mettere al mondo qualcosa. Nessuno di noi è contento di non generare nulla, la sterilità fa male, l'aridità è contro natura, no? E questo è un fattore proprio antropologico, non è una qualità degli artisti, è una qualità di tutti. Senti Gary, tu lavori, il tuo materiale è la parola, la musica. Non solo. La musica? Sai, la poesia è una cosa, un'arte fatta di tante cose, le parole sono... Sì, diciamo che le parole, però, ma cosa sono le parole? No, perché la mia domanda è questa, è molto semplice, no? Che rapporto c'è fra parole e vita? Perché hai citato Leopardi, mi viene in mente che tante volte forse quello che c'è dentro la poesia è proprio questo senso della, una sorta di smisuranza, mi viene da usare questa parola. E la parola è una parola coniata. No, è bello, l'ho letto in un libro e mi ha colpito molto, mi è rimasta impressa. E la parola è anche una misura, in qualche modo. Che rapporto c'è? Cioè, come la parola, che cosa aggiunge? La parola si aggiunge, che cosa dice? Non ho capito la domanda. Sì, la rifaccio. Meno male che non me la fa messa da no, a te lo potrei fare, Giacomo, perché nel tuo libro scrivi che al mondo ci sono 1000 persone che così commuovono, soffrono, ridono, ma quello che fa la differenza sono i poeti. Ho letto questo nel tuo libro. Però torno sulla domanda. La mia domanda è: che rapporto c'è tra la parola e la vita? Che rapporto c'è tra l'acqua e l'acqua? Cioè, la parola fa parte della vita, ma che c'è la parola. E allora non basta vivere, cosa dire? Perché bisogna scrivere? Non basta vivere. No, ma non è che basta, è che scrivere è un'altra cosa da vivere. Cioè, non è che la parola. Non è che la parola poetica è da un'altra parte rispetto alle. La parola poetica lo sono tutti, prima citavo mia nonna. Sì, però quello che dici non è scontato. Non è scontato. Ma io non dico mai così scontato. No, la funzione poetica del linguaggio, cosa per cui mio nonno dice emigalet, o lui o la signora inventa la tafazzina, o lui inventa una battuta, o molto spesso non vi siete mai chiesti perché la maggior parte dei nostri comici hanno un sostrato dialettale, quasi tutti, perché il dialetto è una lingua viva. Dice un poeta, certe cose posso dire solo in dialetto, perché appunto la funzione poetica del linguaggio è di tutti, non è che c'è la parola poetica e la vita. Poi
questa funzione poetica in qualcuno diventa un'arte, la crea, non la compone. Però questo non è che c'è, la parola è la vita, non esiste questo problema di rapporto, perché la parola è piena di vita e la vita è piena di parole. Cioè, provate a immaginare una vita senza parole. Tanto è vero che, come studiano i neuroscienziati con cui lui ha grandi frequentazioni, il linguaggio è il mistero umano. Il fatto che l'uomo è un essere di parole, e come racconto spesso, non c'è mai stata un'epoca della storia umana in cui gli uomini sono scambiati tante parole come adesso, mentre i sociologi pensavano che l'immagine avrebbe vinto, perché i sociologi sono sempre dietro le mode. Nasce la televisione e dicono: cazzo, d'ora in poi solo immagini. Pensate, diceva l'altro giorno Gianni Canova, esperto di cinema di Milano, dice che ha fatto un conto: un uomo nel Medioevo in tutta la vita vedeva al massimo 400 immagini artefatti, adesso ne vediamo 600.000 al giorno. Però, nonostante questa invasione assoluta delle immagini, non facciamo meno delle parole, ce le scambiamo continuamente, e le generazioni più giovani si scambiano continuamente parole, perché l'uomo è un essere di parola, quindi c'è la parola e la vita. Poi, se vogliamo, se stare a cosa dici tu, adesso ti leggo una poesia così si vede. Però... volevi arrivare a questo, no? Non necessariamente. No, ancora certo. Chiedo alla regia l'altra foto. Anzi, no, facciamo anche con un'altra poesia. Una poesia che nasce da un messaggio. Non vi dico nient'altro, mi sono fatti bene. Perché la vita, perché il rapporto tra la vita e la poesia non vuol dire che bisogna sapere i cazzi del poeta, cioè. Questa è una cosa per cui io dico sempre che non bisogna studiare le biografie dei poeti a scuola. Nessun poeta vuole dire i fatti suoi agli altri, perché la poesia non è una biografia un po' occultata. Se uno vuol dire i fatti suoi, va da De Filippi e li racconta tutti. Ma la poesia e l'arte non sono questo, no? Questo è un discorso lungo. Non dormo, sfolgora nella tenebra il suo messaggio. È l'inizio di un incendio, con la prova di un colloquio interrotto, mai salito le labbra, mai decifrato nella febbre delle lune. Le scale erano semibuie, Roma era oppressa da cieli grigi, folate trattenute, diveniva selvaggia, irriconoscibile. Ma non si perse quell'attimo nella stanza da cui usciva incontro, come sempre, al destino, e non lo sapevo. Dalle due alture laggiù si vide il mare, e una donna che non dorme è un messaggio dal cuore del mondo alla danza violenta delle stelle. Dice: aiutami a guardare cosa mi fa morire se amo, e se non amo cosa mi fa impazzire. I poeti non dormono mai, ma non hanno granché da dire. Si incendono gli occhi così solo ad ascoltare. Fanno il turno in strane cabine sospese nella notte. Li raggiungono messaggi silenziosi, apparsi per un attimo, e li rimandano su grandi schermi lungo le gallerie del cuore. Quindi c'è un episodio, c'è la vita di questa persona, c'è un incontro. Il rapporto è questo, ma non è che c'è un rapporto alla parola della vita. È tutto impastato insieme. Senti, la regia manda una canzone a cui sappiamo tu sei molto affezionato. La sentiamo un attimo. Ci spieghi perché si è affezionato a Van Morrison e a questa canzone? Beh, intanto voi conoscete questo artista, vero? Van Morrison è il quinto posto della mia personale classifica dopo Papa Ratzinger, no? E questa è una delle sue innumerevoli canzoni straordinarie, poesie meglio, che ha messo in musica. È I Told You Lately Then I Love You, ultimamente ti ho detto che ti amo, ma è una canzone intanto che mi lega intimamente a mia moglie, ma questo è poco importante. E il messaggio poetico di questa canzone è straordinario, quello del, almeno io l'ho interpretata così,
sempre tenere vivo, no? E dire certe cose con le parole. Bisogna dire che si vuole bene alle persone, perché se no si rischia di banalizzare tutto, no? Ogni tanto bisogna dire, no? E usare la creatività per dire alle persone importanti o le cose a cui ci si tiene che sono importanti. E credo che sia un aspetto molto importante questo nelle relazioni tra le persone, altrimenti si danno per scontato un sacco di cose. E mi sono accorto che le persone mi hanno compreso che invece è bello sentirsi dire. Senti, hai citato tua moglie nel libro Alto come un vaso di gelato. Questo è un caso personale, però. No, sì, perché Davide, io mi appello al tuo essere appellato. Facciamo fare la domanda, poi vediamo se è il caso di rispondere. No, nel libro tu scrivi che quando hai visto tua moglie hai avuto l'impressione di, mi ha colpito proprio, di essere davanti a una cosa immensa e definitiva. Qui dico una cosa che sono sicuro che Davide è d'accordo, ma ammesso che io sia un artista, ma quando l'artista dice una cosa, ha già detto tutto. Non c'è bisogno di spiegare. Si può spiegare la tua poesia? La professoressa, cioè, ti ricordo sempre di questo elemento. No, però mi è simpatica, no? Però no, però cioè, ci tengo tua moglie in qualche modo ha segnato anche la tua carriera, la tua professione, quindi qual è la domanda? Allora parliamo di tuo figlio. Quando uno scrive un libro come il mio, che io per la mia ignoranza non avrei chiamato una specie di autobiografia, no? Il mio editore, che è un po' più paracuro, mi ha detto, ma no, ma diciamo che si chiama memoir, no? Io quando ho detto ad Aldo che ho scritto memoir, ho detto, ma vai a cagare, no? Però uno, quando anche scrive un memoir, no? E siccome ci credo a questa cosa qua, no? Si espone e dice anche delle cose al limite dell'intimità, no? deve dire delle cose. Almeno io sentivo la necessità di dire alcuni passaggi significativi della mia vita, ed è già racchiuso in quella frase lì. Di più e di meno svilisce la cosa. Non è per non rispondere, ma così erogico, che cazzo deve dire erogico? Cioè, cosa deve dire erogico? O Ungaretti, così. No, hai già detto tutto, è tutto lì, perché si pensa... Siccome siamo sul personale, questa foto... Cioè, questa foto è di Clemente, che è mio quarto figlio. Allora, questo mio libro si chiama La natura del bastardo, e non è un memoir, cioè non è un libro autobiografico, come qualcuno pensa, è un libro sulla natura. Però dentro c'è una poesia che è legata a un piccolo episodio di vita con Clemente. E a me colpisce questo fatto, per rispondere un po' alla tua domanda, hai detto la sua suggestione, cioè una poesia o una frase di un libro, una battuta, dicono quello che devono dire. E poi il lavoro di cosa vuol dire per la vita lo deve fare il lettore sulla sua. E a me colpisce questa cosa. Così vi leggo adesso, è una poesia che ha a che fare con un piccolo viaggio in moto fatto da me, completamente attaccato alle spalle. E mi ha colpito che leggendo questa poesia in giro un sacco di gente dice, ma che bella quella cosa, parla di me, non è che parla di loro, ovviamente, però l'arte fa questo. E poi voltando in moto sulla curva che mette sui crinali, il figlio più piccolo attaccato alle spalle, viene il buio della valle, un istante di respiro interrotto e inizia il miracolo minimo, incantato, le lucciole, sfiorano i cespugli, i lunghi rami oscuri, ridono gli occhi e tace il puma del mio cuore. Non avrò ricchezze da lasciarti, ragazzino che porterà il mio nome e quello di mio padre, ma quando c'è una curva da fare e non sai cosa ti può aspettare, prepara gli occhi, prepara il cuore. Il mondo non è solo quel che più forte appare, più forte grida, più a fondo tira. Stai attaccato bene alle mie spalle, poi
quando la mia figura sarà un albero nella notte, guida tu, al cielo attacca la tua fronte e offri gioia, ira, pianto. Non c'è curva senza sorpresa da scoprire. Buonasera. Buonasera, grazie di essere intervenuti e iniziamo la serata. Vi do subito alcune indicazioni e notizie tecniche e poi introduciamo la serata. All'uscita troverete un banco libri dove è possibile acquistare i libri dei nostri due ospiti. Inoltre verrà distribuita una scheda per chi desidera lasciare il proprio indirizzo per i prossimi appuntamenti degli incontri esistenziali. Bene, immaginiamo di essere a Parigi. Fine Settecento, una piazza di Parigi, e nella piazza un patibolo, una ghigliottina, e nella ghigliottina c'è un condannato a morte che sta per essere ucciso. Questo condannato si chiama Antoine Laurent ed è condannato perché era un nobile ed era un esattore delle tasse, ma oltre a queste cose era un grande scienziato, un ricercatore accanito della verità, dei funzionamenti più intimi della vita. Tanto è che proprio prima di salire nel patibolo disse al suo maggiordomo di registrare i secondi durante i quali lui avrebbe continuato a battere le sopracciglia dopo l'esecuzione. In effetti il domestico annotò che per 15 secondi aveva continuato a battere gli occhi. Un personaggio così accanito nella scoperta e venne poi noto perché fu il padre della chimica e sua la legge che è nota secondo la dizione che nulla si crea e nulla si distrugge ma tutto si trasforma. Il suo cognome è Lavoisier. Ora, se è vero che nulla si crea ma tutto si trasforma e se è vero per le cose più quantitative, si può dire la stessa cosa per lo spirito, per le cose dell'anima. E la domanda che questa sera rivolgeremo ai nostri ospiti, il poeta Davide Rondoni e l'attore comico Giacomo Poletti, che ringraziamo per la loro partecipazione. Buona serata. Scusa, ma è possibile che quando c'è un lavoro di responsabilità devi farlo sempre tu? Cos'è? Io non sono capace. No, però mi puoi andare. Ma quello è schifo, sto qua. Vabbè, caffè? 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 Ma che c'è? Ma smetti la scena. Ringhio, non ti allontanare. Vai, vai, Ringhio. Vai, oh, attraversa la strada, Ringhio, fermami! Non ti muovi! Attraversa, Ringhio! Oh, finisci o no? Ma che è arrivato? Come interagite nella creatività? Come sono i rapporti? Che contributo dà ognuno? C'è della tensione anche? C'è della tensione tra di voi? No, perché il processo creativo, per quanto difficile da raccontare e misterioso, vale quello detto prima, però si mette lì, noi siamo abbastanza metodici, ci incontriamo quando dobbiamo lavorare tutti i giorni dalle 3 alle 5 e mezza, non è che puoi timbrare il cartellino, è difficile rispondere fuori la tensione, non c'è tempo, come che primo lo facciamo per evitare i conflitti, perché dopo 3 ore scattano i conflitti, si sa, no? E poi perché è così. E in genere le idee sono sempre venute fuori così, no? Allora se sei in giornata diciamo positiva, perché non facciamo un viaggio in macchina, eccetera eccetera, quando non vengono le idee parli di calcio, parli di politica, ecco lì litighiamo molto, politica, altre cazzate. Sulla comicità invece dipende sempre da qualcuno a turno. Noi tra l'altro la nostra peculiarità è che non c'è uno che ha le idee, gli altri scrivono che cosa, ma a turno vengono delle suggestioni e allora se interessano anche agli altri, allora gli altri aggiungono, attaccano, no? Il bello è questo qua. E qua devo dire che c'è un tradimento.
chi è Cristoforetti? Questa la sanno. C'è qualche elemento biografico nello sketch dell'automobile, perché una volta, per davvero non fino a lì dove raccontiamo nello sketch, siamo andati a fare uno spettacolo e non eravamo previsti. Cioè, noi siamo andati lì a Pontedera, che da Milano a Pontedera è una Toscana abbastanza lunga. No, ma non ci siete voi stasera? Ci sono. No, ma come? Allora ci siamo guardati e hanno telefonato a te. No, però me lo detto stasera. Ma poi non si è capito, probabilmente Aldo ha capito male, per davvero. Sì. E poi l'ha capito adesso. E poi abbiamo fatto per degli anni a viaggiare per tutta l'Italia con una macchina, Opel Ascona di Aldo, no? Però quando abbiamo fatto questo sketch Opel Ascona non la conosceva più nessuno, faceva più ridere di Subaru Baracca, no? Che aveva solo di quattro marce, ne entravano solo due, no? Per cui siamo un po' divertiti, eravamo in giro con questa macchina sfigatissima che pigliavamo per il culo, e il proprietario che era Aldo si offendeva, e quindi, insomma. E poi ovviamente tanto andiamo avanti con le immagini. Possiamo un attimo spiegare queste immagini. Queste sono immagini che abbiamo tratto. Sapete chi è il Cartesio, no? Abbiamo tratto questi giorni queste immagini dai social. Si girano queste immagini, addirittura dietro la vittoria, dietro il Gabibbo. Sì, sono qui. Tocchiamo forse l'ambito teologico, come abbiamo detto. Devo dire che i social sono pieni di testi di casa. Guarda, dopo il potere spirituale, quello temporale. Allora, domandina, così ti volevamo chiedere... C'era un'altra, quella più veritiera, non l'hai mai. Quella non l'abbiamo messa. Censurata. Qualcuno si poteva offendere. Allora, no, ti volevamo solo chiedere, velocemente, intanto, se non sapevi... Devi chiedere di 30. No, politica non parliamo. Intanto, se non sapevi che c'erano tutte queste foto sui tetti. Sì, perché... E poi che effetto ti fa? Vedere... È un po' come perdere il controllo della propria faccia. No, non lo so, ovviamente noi siamo molto fortunati, essendo abbastanza famosi, che questi scherzi ultimamente si sono accentuati, però come capita, no, beh, ridi, devi fare Cristoforetti, mi ha fatto molto ridere. Senti, faccio una domanda a Davide, visto che siamo sul finire. Non soddisfava la mia risposta. No, c'è anche cosa. Che non capisce la dinamica dei soldi. Sì, esatto. No, non sembrava che la guida. Io l'ho studiato, l'avevo preparato. L'avevo preparata tutta settimana, non ho dormito, ho studiato l'entra. Rondoni, mi dica lei. Due tre cose velocissime. Uno, lui lavora con un trio e ha a che fare con un pubblico di persone. Tu lavori da solo? È una domanda, un'affermazione. E non hai a che fare con un pubblico, almeno fisico, davanti a te. Volevo capire qual è il, se è vero che lavori da solo, cosa vuol dire e che rapporto, certo, hai col pubblico? Molto brevemente, perché allora, sì, è chiaro che il lavoro della poesia, l'arte della poesia è individuale, è personale, che non vuol dire solitaria, perché appunto si nutre poi di tanti rapporti, confronti, estri, eccetera, quindi non è mai è personale, ma non solitario, questo vale per tutte le arti. Non c'è la categoria di pubblico nella poesia, perché la categoria di pubblico è legata al mondo dello spettacolo, tra virgolette, quindi è legata al successo e in genere a un riconoscimento molto veloce, molto immediato e molto, come si dice, numericamente misurabile. Nella poesia questo è molto più difficile, perché tu, come dire, una volta con un suo collega eravamo a cena insieme e lui era molto ansioso, poi il giorno dopo sarebbe uscito il suo film e diceva: ma anche dai, quando esce un libro è la stessa ansia.
Penso no, perché il libro deve durare, cioè, il deposito deve durare 700 anni, che insomma è un'ansia diversa, diciamo. Nel senso che il problema è che quello che scrivi, quello che fai come opera d'arte, tendenzialmente ha una durata che si misura non nel successo al botteghino, in libreria o dove, cioè di 3 mesi, 4 mesi o altro. E non c'è la categoria di pubblico, cioè le tue parole incontrano un sacco di persone, poi ci sono dei festival di poesia in cui leggi anche platee molto vaste, ma quello non c'entra, quindi cioè, sì, va bene, è bello, però non è quello con cui ti misuri. È il fatto che la tua poesia, per dire cose di questo genere qui, uno dice, guarda, che ho usato 2 versi tuoi perché è morta la madre, ho usato quei versi lì, oppure è nato mio figlio, è pubblico quello, non so, è un'altra cosa. Non è proprio la categoria di pubblico. In genere gli artisti, parlo di artisti non performativi, cioè chi fa pittura, chi fa arte, chi fa poesia, eccetera, non si misura con la categoria del pubblico. E se lo fa vuol dire che sta facendo un'altra cosa, sta uno spettacolo, che è una cosa sacrosanta, che molti elementi artistici, ma è un'altra cosa. L'ultima domanda, avete detto che l'origine della creatività è sempre un mistero, no? L'idea non te la crei tu. C'è un atteggiamento per cui la creatività, una posizione per cui la creatività è più stimolata? Io penso che è difficilissimo rispondere a questa domanda, però mi riallaccio a quello che diceva prima Davide, no? Siccome noi siamo fatti a immagine e somiglianza, no? E stiamo parlando di quanto uno ci possa credere, io ci credo, ma rimane un mistero, no? È un bel mistero. A volte mi chiedo, dopo averlo ringraziato che mi ha evocato dal nulla, no? che cosa vuole da me, cosa vuole da noi, perché ci ha messo il mondo, perché, no? Non credo solo per una questione morale, per fare di noi degli esseri morali, etici, non lo so, anche un grosso mistero, no? Però a volte così mi accontento di un brandello, una specie di, mi sembra di intuire che da noi voglia questo, no? che la vita sia veramente una specie di tautologia, la vita è la vita, no? È già straordinariamente bella così, no? Piuttosto che non essere, no? Che esserci è straordinariamente bello, ma ancora di più mi mancano le parole, sono i poeti per descrivere questo stato d'animo. E siccome dentro a questa straordinarietà c'è tanta varietà di cose, di sentimenti, di sensazioni, mi sembra che la leggerezza del gioco, che è una delle cose straordinarie della vita, no? Che anche questo noi non ce lo siamo inventato, no? Può averlo inventato solo lui, che la comicità ha a che fare con questa cosa, e in particolare la nostra comicità, no? Perché noi non siamo, non facciamo satira politica, no? Non è ragionata, non c'è, molto istintiva la nostra, è davvero un gioco, anche quando tante volte ci hanno chiesto insieme tutti e tre, al di là che i miei soci posseggono veramente un vocabolario rudimentale, no? Cioè, stasera non si sa cosa dire, no? Cioè, cos'è la nostra comicità? E noi possiamo semplicemente dire che quando sei lì sul palco, quando accade quella cosa lì miracolosa, ti senti leggero, ti dimentichi di te stesso, di giochi, e ti diverti. Ma qual è l'utilità del divertimento? Non c'è la divertimento, l'utilità del divertimento non c'è, così come della bellezza, della gioia, non c'è. Sei gioioso perché sei gioioso, cioè, e quindi ridi perché quando sei dentro a quella cosa lì, credo che sia appunto per farci comprendere quanto sia straordinariamente bella la vita attraverso il gioco. E il gioco è una componente importante della nostra comicità. No? Ma adesso è difficile la domanda, è proprio così facile. Se dovessi usare una parola, userei la parola semplicità. Cioè, tu ci vuoi un atteggiamento che può fornire la creatività. Secondo me la parola
con semplicità, che come sapete è la cosa più difficile da raggiungere, tanto che appunto nell'arte si sa benissimo, chi scrive lo sa, ma non solo chi scrive, la semplicità è un punto d'arrivo dopo molto lavoro, dove la semplicità non vuol dire la facilità di comprensione, ma la semplicità del gesto, della grazia, del gesto, no? Che fai tu, dimmi che fai, silenzio se l'ora, è profondissimo ed è semplice al tempo stesso. Ora, questo qui, però questa semplicità di partenza, invece un atteggiamento è quello per cui vedi in tanti posti, io ho girato molto il mondo, ho visto dei posti dove la gente non ha niente, e però c'è il gioco, e però c'è questa gioia di creare con due lineetti, con due segni per terra, con questa creatività che imita Dio anche non avendo nulla. E allora questa sorta di atteggiamento, che non è un atteggiamento che uno fa, ma questa riscoperta continua della semplicità, che guardate, vi assicuro, c'è anche nei grandi artisti, quelli che sembrano più vanitosi, magari per carattere umano sono vanitosi, sono gli artisti, sono tutti un po' così, no? Però dentro c'è questa specie di semplicità quasi da bambini, che con poco creano delle cose, no? Con quasi niente. Ecco, io credo che sia questo sentirsi quasi niente la vera genesi della creatività, perché è appunto quella soglia tra il niente e l'essere, che questo essere quasi niente, che però ti fa, motiva la gioia di esistere, motiva la creatività anche quando non hai niente, fa dei figli anche se non sai nemmeno se sei da dargli da mangiare, no? E in questo senso è come una sorta di imitazione, di obbedienza, di semplicità a quel movimento che hai dentro, che è fatto, diciamo, perché la vita è una tautologia, che in senso logico sembra tremendo, sembra banale, ma è che la vita ha come scopo la vita, cioè la vita ha come scopo la propria esistenza, la sua, il dare onore a se stesso, no? E questo a volte succede, e l'artista deve sempre recuperare questa sorta di semplicità quasi infantile nel generare quello che gli viene chiesto di generare. Allora, grazie, e vogliamo però chiudere, perché stasera abbiamo toccato tantissimi temi, tantissimi spazi, diciamo, anche culturali, scientifici, letterari, comici. Allora vogliamo chiudere testando ultimamente la vostra creatività, e anche gustando ultimamente la vostra creatività. Allora vi chiediamo un piccolo scambio di ruoli. Allora, Davide, diciamo, io faccio le domande. E voi rispondete. No, noi siamo fuori dai giochi. La prof è sempre dietro la camera. Professoressa, faccio le domande adesso. La seconda declinazione. Chiediamo allora a Davide di fare il comico, quindi di raccontare una barzelletta. E a Giacomo di leggerci qualcosa. Allora facciamo così, Davide, li chiudiamo in bellezza, perché chiudere in tristezza non è normale. Io leggo la poesia che fa cagare, che è la mia poesia, invece tu almeno dopo dire su quella barzelletta. È lunga la poesia. Se è volgare finiamo in bene. È così. Sono un po' bella succulenta, no? Non me le invento adesso. No, mi hanno chiesto questo perfido gioco, no? Di questo scambio di ruoli. Allora io ho cercato, no? Io non ho mai scritto poesie, però nella adolescenza, o subito dopo, tutti ci siamo cimentati. E casualmente qui il coco del quaderno. No, ma è una sola, l'ho messa nel quaderno, che guarda, è vuoto. Sembrava proprio il quaderno dell'adolescenza. Il quaderno professoressa che non è la prima media. Della prima media. Alzati in piedi pure così. Sono già in piedi. Cioè, come, proprio come la professoressa che alzi in piedi, anzi mi metto su, fai così. Come quando dicevi le poesie a Natale, no, ma poi cioè, guarda solo il titolo, è esistenziale. Quando l'hai scritta, Giacomo? È nel 1981, lavoravo in ospedale, ero un po' triste. Pulivo sempre quelli a frizionare, cioè di mestiere pulivo quelli con le fratture del bacino, per cui non c'erano prospettive nel mondo dello spettacolo, esatto, no? Non ero neanche fidanzato, e quindi ero un po' sfigato, come si dice a Milano, uno sfigatino. Tra l'altro voglio ricordare la, non andava bene.
71. Vabbè. La leggo, c'è una poesia. O leggo questa. Catena di montaggio. Nel piede, scusi per il senso. Giugno 1981. Si è preso per il culo. Mi sento prigioniero degli atomi e delle loro norme, che pure mi fanno scrivere. Dietro ai miei pensieri, chissà quante officine sono al lavoro. La pretesa libertà non è piuttosto illusoria presunzione? Che cosa sono le passioni, l'amore, il talento del genio, la volontà degli eroi, formule chimiche? Eppure, la cosa più misteriosa che io possa farmi, eppure la cosa più misteriosa che io possa farmi queste domande. Ho letto anche male, sì. Non sono un poeta, non sono un poeta. L'accento che manca, eppure la cosa più misteriosa è che io possa farmi queste domande. È la musicalità, la musicalità. Non ho continuato, grazie a Dio. Davide, bella grassa, non so le barzellette, però mi ricordo solo queste cose che mi hanno fatto sempre ridere, anche se la cazzata, c'è uno che sempre un po' sfigato, fa appunto l'infermiera nell'81, e allora cerca di dare una svolta alla vita, che gli va, gioca a gratta e vince, dice mai. Allora va allo psicologo, che non ci cava niente, va a scommettere sul calcio, e mai niente. Poi dice, forse ho trovato un modo per cambiare vita. Ah, ringraziamo i nostri ospiti con un grandissimo applauso. Grazie a tutti, grazie ancora a Giacomo e Davide, e al prossimo appuntamento degli incontri esistenziali. Grazie. Grazie.